una giornata dedicata ai giovani al lavoro. Nel Palazzo della Regione a Milano si sono dati appuntamento un migliaio di ragazzi per partecipare agli stati generali della formazione professionale lombarda. Un evento per porre l'accento anche sul successo riscosso dai percorsi scolastici che coniugano istruzione ed esperienza sul campo, nelle aziende. Quasi 22.000 gli studenti che l'anno scorso hanno ottenuto una qualifica professionale o un diploma seguendo uno di questi percorsi basati sull'alternanza scuola-lavoro. Un dato in netta crescita. Nel 2013 erano meno di 14.000. Si parla di recuperare e valorizzare gli antichi mestieri di Lombardia, ma non solo, quelli del Made in Italy. Guardando al futuro, quindi tanta tecnologia, tanta creatività, tanta passione, quindi qualità, innovazione e internazionalizzazione. Facciamo pasticceria e panificazione e abbiamo svolto questo corso di sushi. Per imparare a fare il sushi? Sì, esatto. Quindi cucina italiana e giapponese? Esattamente. State studiando per diventare? Tecnici del restauro per i beni culturali lignei. Ho disegnato una S e l'ho traforata. Ed è un ciondolo. Vorrei diventare un'orafa. Il modello Lombardia, che punta all'inserimento precoce dei giovani nel mondo del lavoro, diventa punto di riferimento a livello nazionale grazie ai buoni risultati ottenuti in termini di sbocchi occupazionali.